Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolano. Benvenuto. Allora, quale sia il vostro dubbio digitale, dovete solo chiamare il numero 0637 35 3302 oppure inviarci una mail a unamattinainfamiglia@rai.it, scrivere un messaggio su Facebook e Twitter. Allora, Prof 2.0, ormai tra tutte le app di cui ci hai parlato, che conosciamo, sappiamo che anche ci sono delle app che hanno finalità sociali. E ce n'è una che risponde proprio a un problema sommerso che invece deve essere denunciato. Sì, sociali, cioè? E legali, no? Perché ci sono un mucchio di posteggiatori abusivi in giro. Già. E per segnalarli c'è un'applicazione che si chiama OI Parcheggiatori o i parcheggiatori, no? Così come, no? Altre cose che iniziano per AI. E in sostanza ci sono già dei comuni che l'hanno adottata e chiunque, come per esempio il comune di Napoli, e chiunque può utilizzare l'applicazione per dire: ehi, guarda che qua c'è un parcheggiatore abusivo. E in sostanza l'altra parte, la polizia municipale o chi viene messo al controllo, sa che in quel posto c'è può un parcheggiatore. Intervenire. Il punto poi è intervenire davvero, ma insomma, questa non riguarda più il digitale. Interessante. E Marco, è già in linea il primo, ecco, paziente digitale. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Alessio e chiamo da Roma. E da qualche tempo provo a fare delle chiamate con WhatsApp, però non mi riesce. Volevo sapere perché. Allora possono essere veramente tanti motivi, no? Sì. Quindi molti, però vediamo un po'. Allora, quello che consiglio è, prima cosa, aggiornare l'applicazione WhatsApp, perché magari è una versione vecchia. Di solito qualunque bug, qualunque errore viene poi risolto nel tempo, quindi aggiornamento. Se anche dopo l'aggiornamento non funziona, un bel reboot, cioè spegnere e riaccendere il telefono, riavvio o reboot come si dice in inglese. Oppure potrebbe essere la connessione. A volte la connessione c'è, però non è abbastanza veloce per riuscire a fare una chiamata. Magari banalmente perché è finito il piano dati e alcuni operatori telefonici, quando finisce, danno una connessione molto ridotta, giusto per guardare due cosine di testo, però diventa molto lenta e non è sufficiente per quello. Oppure l'ultima che mi viene in mente, magari è collegato ad una rete wifi in casa, in ufficio, che non permette, perché chi l'ha creata ha deciso così, di effettuare quel tipo di chiamate, quindi che non evita che passi la voce, e in questo modo vengono bloccate le chiamate via WhatsApp. Quindi deve verificare tutta questa serie. Sì, per esempio, ecco, può essere come quando uno dice: ho male qua, e il dottore dice: allora potrebbe essere questo, però poi bisogna vedere. E il video curioso di questa settimana, cosa hai scovato in rete, Marco? Ma allora, quando si va via, magari qualcuno ha un animale domestico, un cane per esempio, e si esce da casa, si lascia il cane da solo a casa, poverino, no? Rimane da solo, prova a giocare un po' con la palla, però si annoia perché la tira, rimbalza un po' e poi dopo un po' finisce. E allora adesso, anche tu, no? È un cagnettino, sì, certo. Allora devi comprare questo osso, molto carino, cioè. Si comanda anche via wifi. Sostanzialmente lui cerca un po' di scappare dal cane, lo fa divertire, e all'interno si mettono due, come si dice, croncatini, insomma, in modo che abbia voglia di sentire il profumo, di inseguirlo, certo, eccetera. E poi a quel punto lui gioca, lo insegue, eccetera. Ma la cosa divertente... Può continuare così per ore. Può continuare per ore, ma poi, certo, se vuoi in qualche modo interagire con lui, e quindi non vuoi che ci sia la tua anima in sostanza lì con lui... vabbè, addirittura. Certo, grazie ad una telecamera che puoi installare normalmente in casa e l'applicazione di questo osso, puoi comandarlo tu. E quindi tu sei nella sala d'attesa del dentista e fai avanti e indietro con l'osso da distanza e vedi il cane che lo insegue, ma sei tu che glielo stai spostando. Piano piano si virtualizza sempre di più tutto. Comunque un ottimo regalo per i nostri ma amici, sì, a quattro zampe. Li alleniamo un po' anche quando non ci siamo. E adesso riutilizzare, riciclare e dare una seconda vita agli oggetti. Anche noi nel nostro pronto soccorso digitale ci vogliamo provare con un piccolo tutorial che oggi Marco ci spiegherà qual tutorial è. Tutorial simpatici, no? A volte più o meno utili, ma è bella l'unione tra analogico e digitale. Allora uno mette che uno abbia un bel panino, no? E dice: oh, devo andare via, andiamo fuori, no? Usciamo. E dove me lo metto questo panino qua, no? Allora provo... Allora mi giro e trovo la scatola, quella dei CD, quella, sai, dei CD vergini che hanno questo aspetto. Senza CD, si ovviamente può trasformare, se togliamo tutti i CD e poi la trasformiamo in un portapanino. Guardate, hop, tolgo questo, spezzo questo punto qua interno, metto il mio panino, magari mettiamo anche la cosa qua dentro, hop, lo chiudiamo e automaticamente ce ne andiamo via con il nostro porta CD panino.
Così vengo, no, eccomi qua, arrivo. Ma tu sei per caso uno digitale? Certo, si vede che sono, ho il panino nel porta CD. Un'altra cosa, le confezioni malefiche, quando avete presente le chiavette terribili. No, queste non si aprono mai, queste confezioni. Non si aprono mai, ci vuole, sì, ci vogliono delle magie per aprirle, no? E ti fai anche male. Male. Ti tagli. Ti tagli. Sì, cioè, sì, è veramente una cosa proprio crudele, secondo me l'hanno fatto apposta. E allora con un apriscatole, vediamo se mi riesce, dovremmo riuscire invece ad aprire la nostra confezione, no? Con l'apriscatole, io non sono bravo ad aprire nemmeno quelli normali, no? E questo apre, adesso bisogna, i tempi dell'onda non ci permettono, però si sta un pochino aprendo, si dovrei farcela, vediamo se è vero, se ha funzionato la nostra tecnica, abbastanza, adesso bisogna aprire, non guardare, però nella maggior parte dei casi funziona, promesso, promesso. È andata, dai. Andiamo avanti. Ora ti leggo il messaggio di Marco che chiede: come si fa a giocare online con altre persone? Allora, giocare online è un tema vasto, no? Si può giocare online attraverso tante cose, la propria console di videogame, ad esempio, che si ha in casa, di solito, di qualunque marca sia, ha sempre una modalità gioco remoto, cioè una modalità gioco per cui si può giocare a distanza, quindi giocate a calcio con altri che giocano in tempo reale. Oppure giocare online potrebbe significare, per esempio, vediamo un po', ecco, su Facebook si può giocare online. No, nella chat, è meno nota questa cosa, un trucchettino simpatico, nella chat di Facebook, quando si entra e si chatta con qualcuno, è possibile scrivere @, cioè la chiocciolina, FB, pensiamo a Facebook, chess sarebbe in inglese, ma no, sarebbe, si scrive chess, cioè CHESS, in inglese si pronuncia così, inglese, che ci posso, ragazzi, fare. Play, ok, e automaticamente appare la scacchiera degli scacchi, e dall'altra parte si può contemporaneamente giocare nello stesso momento allo stesso gioco, che non pronuncio perché in inglese fa riderissimo, e appaiono questi giochi, e quindi anche su Facebook al nostro ascoltatore, telespettatore, diciamo che si può giocare online. Sì, bene. Questo è il nome, ti ha fatto morire da ridere. Mentre la parola, sì, la parola digitale di oggi, qual Eccola è, Marco? Qua. Roaming, che è vagare in giro, vago di qui, vago di là, e nelle varie reti, sostanzialmente, in questo caso ovviamente parliamo di digitale, roaming, cioè vagare attraverso reti diverse. E quindi quando ad esempio si va all'estero, quando si cambia operatore tra operatori non compatibili, ma è soprattutto molto pericoloso all'estero. Il roaming. Eh sì, perché il roaming, ovvero quando ad esempio vai all'estero e gli operatori non hanno previsto delle tariffe o non hai attivato delle tariffe speciali, puoi pagare un mucchio di soldi, soprattutto se il roaming è dati. Tu vai in giro e sono tanti quelli che tornano a casa con una vacanza di una settimana con qualche migliaio di euro spesi solo per qualche messaggio via WhatsApp. Infatti, no? Io ce l'ho sempre spento proprio per evitare. Bravissima, bisogna sempre tenerlo spento, ecco, prima di partire e riaccenderlo quando si torna. Le tue lezioni sono servite a qualcosa, no? Siamo qua per questo. E caro prof, qualche settimana fa abbiamo parlato di siti, no? E di strategie per trovare l'amore online. Yes. Quindi oggi però abbiamo scoperto che, con le statistiche ovviamente alla mano, che questi amori, quindi questi fidanzamenti nati online, in chat, poi sono durati nel tempo, addirittura con matrimoni, sì, che continuano, sì, e che vanno avanti, sì, benissimo. Questa è un Ma po', come mai? È un po' la risposta a chi dice questo internet, il digitale, snatura i rapporti umani. In realtà è veramente così. Pensate che il 35% delle coppie che oggi sono sposate negli Stati Uniti si sono conosciute online. Quindi un terzo di quelli che oggi sono sposati in America si sono conosciuti via internet in qualche modo. Ma come mai? Un sito durano di dating, di più, eccetera. Però. Durano di più perché di solito, magari quando ci si conosce offline, come dire, si è magari attratti da cose più umane, un po' di, come si dice, la chimica, un po' di simpatia, un po' di attrazione magari irrazionale, mentre online si tende a scambiare cose più razionali, se vuoi, quindi i gusti, per non parlare addirittura degli aspetti, come dire, più tecnici che trovi nei siti di dating, quindi gli interessi, i verticali, che cosa ti piace, il cinema, tutte cose che in una relazione tradizionale, se vuoi, scopri col tempo. Non sto dicendo che è necessariamente meglio una cosa rispetto all'altra, ma pare che le statistiche dicano che alla fine si duri di più quando si è scelta l'altra persona attraverso
un elenco di note caratteristiche, insomma, poco latino, poco caldo come sistema, ma negli Stati Uniti fare funzionare. E noi ci fidiamo, statistiche alla mano. Grazie professor Marco Camisani. Calzolari, a sabato prossimo Marco con altre spiegazioni sempre.